L'allarme è scattato qualche minuto prima della mezzanotte, un incendio di treno all'interno della galleria San Cataldo nel comune di Celle di Bulgheria. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre è partita l'esercitazione programmata dalle Ferrovie dello Stato che ha visto coinvolti un centinaio di persone tra vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Policastro e Vallo della Lucania, oltre che dalla sede centrale di Napoli. Carabinieri, polizia, vigili urbani, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e personale delle Ferrovie dello Stato. Hanno partecipato anche tanti volontari che si sono prestati come attori nel ruolo di passeggeri coinvolti nell'incendio. Il treno è stato fermato a circa 500 metri dall'uscita della galleria, ipotizzando un principio di incendio. È bene ricordare che in questi casi la tempestività dell'intervento è alla base di tutto, in quanto il fumo che si sprigiona e il forte calore riduce al minimo i tempi di sopravvivenza all'interno della galleria. I vigili del fuoco, utilizzando un carro ferroviario giunto dalla stazione più vicina, hanno caricato le attrezzature per lo spegnimento e si sono portati vicino al treno in fiamme, dove hanno soccorso i feriti, trasportandoli all'aperto, dove era stato allestito il campo medico e dove hanno ricevuto le prime cure, mentre i passeggeri illesi sono stati rifocillati ed accompagnati nei punti di accoglienza allestiti nel paese di Rocca Gloriosa. La procedura di emergenza prevede che ad essere soccorsi per primi siano coloro che riescono a deambulare autonomamente, poi feriti più lievi e successivamente quelli più gravi, e alla fine si recuperano eventuali deceduti. Questo per cercare di salvare più persone possibili. L'operazione è durata circa 2 ore e mezzo e solo intorno alle 3 del mattino è stato ripristinato il traffico dei treni in direzione sud.